nuovo DPCM, ma ancora troppo pochi i controlli nella città di Torre del Greco. Alle telecamere di TV City, i cittadini intervistati si dicono preoccupati per la gestione dell'emergenza e lamentano l'assenza parziale e talvolta totale dei controlli. Emergenza Covid-19. A Torre i controlli sono sufficienti secondo lei? Secondo me i controlli non sono sufficienti. Li vedo, ma diciamo non fanno neanche alzare la mascherina. Io la mascherina l'ho sempre portata anche quando dissero solo nei luoghi chiusi. Nota ancora degli assembramenti nonostante la chiusura? Io gli assembramenti li noto anche di mattina. Se lui decide che la sera si deve chiudere, secondo la mia opinione, anche la mattina non si devono fare assembramenti, perché non è che il microbo esce la sera e la mattina non ci sta. La mattina c'è molto assembramento. Se uno deve chiudere, deve, anche la mattina ci deve essere una massima attenzione. Emergenza Covid-19, secondo lei i controlli a Torre del Greco sono sufficienti? Ma diciamo abbastanza. C'è gente, ci sono ancora assembramenti secondo lei? Abbastanza. Abbastanza, parecchio assemblamento pure, nella vita comunale, da tutte le parti. Io vedo sempre un po' di gente sempre accumulata, sempre qualcosa del genere. Torre del Greco ci deve stare un controllo per non fare affollamento. Com'è Torre dopo le 18? Per me è un mortorio, però purtroppo dobbiamo rispettare le regole. Se vogliamo stare bene, ci vogliamo aiutare la nostra salute, dobbiamo rispettare quello che dicono tutti. Alle 9 di sera, 8 di sera, a Torre del Greco non gira più nessuno per strada, solo i ragazzi, i giovani, le persone che gli piace stare in giro, ma sono pochi. E quei pochi che ci stanno purtroppo infettano, perché non rispettano le regole. Appena si bevono un drink finisce tutto, non c'è più mascherina, non c'è più distanziamento, non c'è più niente. Purtroppo bisognava chiudere, non adesso, già prima queste chiusure che hanno fatto adesso. Io penso che sia una cosa giusta per fare un po' la situazione, per mettere sotto controllo la situazione, perché qui siamo rovinati. Un disastro per tutta la povera gente che deve portare il pane a casa. Io non parlo per me che c'è la pensione, però questi ragazzi come devono fare? Gli esercenti, è un disastro, non so come ne usciremo. Con la chiusura di ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, anticipata alle ore 18, come appare Torre del Greco dopo quell'ora? Uno spettro, è spettrale. Ieri abito alla Litoranea, ieri mi sembrava di stare in guerra. Dobbiamo collaborare tutti quanti, no? Perché a volte vedi delle persone pure anziane, dovrebbero stare in casa. Due anziani davanti a me, tutti e due con la mascherina abbassata, è inutile che ti metti la mascherina, cioè la tieni qua sotto, che la tieni a fare? Sei anziano, stati a casa, magari non c'hanno nessuno, a me dispiace pure, ho tenuto pure i miei, però io li ho curati. Ho visto una grande differenza e soprattutto c'è grande collaborazione da parte dei cittadini. Con la chiusura anticipata alle ore 18 di bar, pasticcerie e ristoranti, come appare ad oggi Torre del Greco? E effettivamente appare una città vuota, spenta e non più luminosa e movimentata e bella, sorridente come prima.